Sì, la sostenibilità richiede oggi un impiego di tecnologia, di una tecnologia intelligente, quindi una tecnologia che non sia semplicemente una spinta verso l'uso di un qualcosa di insolito per provare un qualcosa di nuovo, ma avvalersi della tecnologia nel caso specifico significa per esempio riuscire a recuperare quanta più luce naturale possibile rispetto a quella artificiale. E qui la tecnologia è indispensabile, perché è l'unico strumento che consente questo tipo di modulazione, cioè leggere e quindi conoscere e sapere quando la luce artificiale deve entrare in campo o meno. I LED in questo momento si stanno confermando e consolidando come una tecnologia efficace dal punto di vista dell'illuminazione, efficace anche dal punto di vista del risparmio energetico, efficace dal punto di vista delle dimensioni. Tra non molto arriveremo ad una tecnologia ancora più interessante che è quella dell'OLED che sta arrivando. E qui parliamo di un sottilissimo film che si rende luminescente e che riesce a dare una certa quantità di luce nello spazio e nell'ambiente. Siamo ancora agli arbori, ma è una tecnologia che sta crescendo e credo che nell'arco di un paio d'anni cominceremo a parlare di OLED e quindi di Organic Lighting Emitted, più come oggi parliamo di LED. Quindi penso che la tecnologia sia assolutamente da assecondare in un progetto di oggi. Dal punto di vista estetico, è affascinante riuscire come dire, a sentirsi negli ambienti illuminati, riuscendo ad apprezzarne l'intensità e la dinamica. Penso che di notte l'architettura possa permettersi il lusso di vivere in una veste forse nuova, senza rovinare quello che poi è il fascino della notte. Per cui è certamente certamente da considerarsi un set, cioè mi piace quando questo binomio luce naturale e luce artificiale di notte riesce a creare delle scene suggestive. Dico sempre che il punto di equilibrio forse dovrebbe essere quello di riuscire a interpretare l'architettura al punto di tradurre senza tradirla, quindi tradurre un'interpretazione architettonica senza tradirne la personalità all'interno del luogo in cui si trova.